Salve a tutti voi. Recentemente, durante la Fiera Ambiente Lavoro di Bologna, una serie di enti pubblici competenti sulla sicurezza hanno tenuto un convegno di valutazione di come ha inciso il decreto legislativo 81 del 2008 sulla riduzione degli infortuni sul lavoro, in particolare per quanto riguarda i cantieri edili. Ascoltiamo quindi alcuni esperti e, insieme a loro, una serie di filmati presi da tutto il mondo. Sono 5 anni che il decreto 81 è sul tappeto, sono 5 anni che hanno portato a un contenimento del fenomeno infortunistico a livello di incidenti mortali e a livello di incidenti di infortuni mortali e di infortuni anche in numero assoluto. Quindi certamente c'è stato un effetto che è in parte mascherato anche dalla crisi, perché la crisi di per sé, un contenimento dell'attività produttiva, ha determinato un abbassamento dei valori. Tuttavia, chi valuta questi numeri, gli indici infortunistici, ci racconta di un fenomeno in tendenziale diminuzione. Una valutazione da parte di INAI sul decreto 81 non può che essere una valutazione positiva. Un posto in cui in pratica sono stati aggregati ambiti legislativi diversi, parliamo della direttiva cantieri, parliamo delle 266, ed è, diciamo, un luogo in cui sono state sistematizzate un po' tutte quelle che erano le norme. Poi è chiaro che viviamo ancora dei momenti di criticità applicativa dovuta al fatto che non tutti i decreti sono stati realizzati. Dal punto di vista dell'INAI, la cosa sulla quale noi aspiriamo rapidamente a una conclusione è il decreto sul SINP, che ritengo sia il luogo dove finalmente tutti, associazioni, parti sociali, potranno trovare uno strumento di conoscenza per poter pianificare e programmare le attività di vigilanza. Volendo, diciamo, avere un atteggiamento positivo, io direi che l'esperienza che abbiamo realizzato con i ministeri e con le regioni, sto parlando della base dati flussi informativi, costituisce un po' lo zoccolo duro di quello che sarà il SINP, ed è già un luogo dove si ha la conoscenza dei fenomeni, e attraverso la conoscenza dei fenomeni si possono anche portare avanti iniziative specializzate su certi settori. Da lì prendere mosse, il Piano Nazionale di Prevenzione 2010-2012, il futuro Piano di Prevenzione Nazionale 2014-2018, che vedrà ancora rinnovato una particolare attenzione al settore dell'edilizia. E sto parlando del Piano Nazionale dell'Edilizia, di cui parleremo anche oggi in occasione del convegno del testo unico, con il dottor Coato, che è il referente, che parlerà del rilancio delle iniziative su questo piano. Un piano che ha visto gli ispettori delle ASL in momenti formativi per omogeneizzare l'attività di vigilanza e fare, diciamo, conoscenza anche di come applicare le norme e come creare quella trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti delle imprese. Un piano che ha degli effetti sotto il profilo dell'impegno INAI per continuare a contribuire in termini informativi e anche formativi, con redazione di opuscoli, materiali informativi, tenere attivo il canale www.prevenzionecantieri.it, che anche quello è un luogo di conoscenza accessibile a tutti. I dati di cui ci parlerà il dottor Molinelli, che è il collega della consulenza statistico-attuariale, sono confortanti in termini di riduzione del fenomeno, però, come al solito, dobbiamo fare di più, ce lo dice anche il presidente Giorgio Napolitano, che pone particolare attenzione a quello che è il tema della sicurezza e salute, e sicuramente possiamo fare di più tutti insieme, tutte le istituzioni, le parti sociali, per contribuire alla riduzione di questo fenomeno. Ah,
Nell'ambito degli infortuni sul lavoro possiamo dire che i cantieri mobili o temporanei, che sono in generale rappresentati dalle costruzioni, hanno una tendenza all'abbattimento degli indici infortunistici. Questo indipendentemente dagli indici che riguardano l'occupazione, che evidentemente è in calo, così come tutti i settori economici. Però c'è da dire che pur essendo in calo nell'ambito delle costruzioni c'è una tendenza maggiore rispetto agli altri settori della diminuzione infortunistica. Questo sia nell'ambito per quello che è inerente agli infortuni indennizzati in temporanea, quindi quelli meno gravi, sia per quello che riguarda gli infortuni più gravi, quindi sia quelli indennizzati dall'INAIL in permanente che indennizzati dall'INAIL come casi mortali. E questo è evidenziato sia dai dati che si riferiscono a un decennio di osservazione, sia per quello che riguarda l'ultimo triennio, quindi abbiamo effettivamente una diminuzione degli infortuni che è pari alla metà rispetto a quello che accadeva 10 anni fa e abbiamo una diminuzione dei casi mortali soprattutto che è di un terzo, e in quei casi in cui avviene l'infortunio mortale purtroppo ancora dobbiamo registrare che un caso su due è derivato dalla caduta dall'alto e da un infortunio che ha investito il cranio, mentre invece per quello che riguarda le infortuni indennizzate in permanente possiamo dire che effettivamente vi è ancora una presenza massiccia delle menomazioni che avvengono a livello della mano e che sono presenti nel 16% dei casi, quindi una quantità abbastanza rilevante di casi riguardano appunto l'interessamento della mano. Gli infortuni nelle costruzioni sono in diminuzione, tuttavia è ancora fondamentale ricordare che nelle costruzioni vi è ancora una tendenza infortunistica superiore rispetto a quello che è la media nazionale in tutti gli altri settori, quindi se potessimo dare un titolo di coda è gli infortuni diminuiscono ma non ancora abbastanza nell'ambito delle costruzioni. 5 anni del decreto legislativo 81 sono sicuramente un'esperienza interessante, già con la 626 è cambiata la logica, non più solo tecnicismo ma organizzazione. Credo sempre di più che bisogna andare sotto la veste della maggiore organizzazione e nella logica dei sistemi. Bisogna ragionare sui sistemi di gestione. Sempre più le imprese, forse un pochino più strutturate, hanno capito l'importanza e anche, vorrei dire, la convenienza di lavorare sui sistemi di gestione. Lavorando sui sistemi di gestione ci sono diversi vantaggi, anche economici, non da ultimo il fatto che le aziende che lavorano con i sistemi di gestione sono aziende che hanno mediamente degli indici di infortunio, degli indici di gravità intorno al 30-35% più bassi rispetto a quelli che non hanno applicato i sistemi di gestione. Quindi è una strada legata anche alla spinta dell'articolo 30 che dobbiamo sicuramente seguire. Olhos abertos, não trabalhem no escuro. Esteja sempre alerta, pois o seu comportamento deve ser sempre seguro. Então diz assim: vamos, pessoal. Olhos abertos, não trabalhem no escuro. Esteja sempre alerta, pois o seu comportamento deve ser sempre seguro. Da minha empresa eu falo de boca cheia, ela trata a segurança como deveria ser. No meu trabalho tenho que ser proativo, antes das atividades faço sempre a RT. Quando acontece alguma coisa diferente, e se for quase acidente, no meu Rolls vou relatar. A produção é claro que é importante, mas a nossa segurança vem em primeiro lugar. A produção é claro que é importante, mas a nossa segurança vem em primeiro lugar. Então vamos lá. Vamos, pessoal, olhos abertos, não trabalhem no escuro. Esteja sempre alerta, pois o seu comportamento deve ser sempre seguro. Sempre alerta, meu irmão. Vamos, pessoal, olhos abertos, não trabalhem no escuro. Esteja sempre alerta, pois o seu comportamento deve ser sempre seguro. Il decreto legislativo 81 del 2008 io credo sia indubbiamente servito, è servito alle imprese, è servito ai datori di lavoro, ma è servito anche ai lavoratori. Credo che un po' di cultura della prevenzione sia passata, un po' di cultura della prevenzione sia stata acquisita dalle persone che lavorano e questo mi pare già un buon risultato.
Recentemente il legislatore ha introdotto una serie di modifiche micro e macro al testo unico del 2008 con l'intento di semplificare, di andare verso una maggiore semplificazione amministrativa. Alcune modifiche vanno effettivamente in questa direzione, altre modifiche in realtà comportano un ampliamento dell'area di esonero dalla valutazione dei rischi e dallo svolgimento dell'attività di prevenzione. Questo è l'aspetto che personalmente, quest'ultimo aspetto è quello che personalmente meno condivido e per cui invito i datori di lavoro, vorrei invitare i datori di lavoro ad essere molto attenti e molto scrupolosi nell'applicare i principi fondamentali sui quali si basa il decreto legislativo 81 del 2008. E il principio fondamentale è quello secondo il quale fare prevenzione significa anzitutto valutare in via preventiva il rischio e gestirlo. Questo soltanto si chiede agli imprenditori, sapere gestire nei luoghi di lavoro il rischio generato dalla organizzazione, gestirlo con la collaborazione ovviamente anche dei lavoratori. Le regioni si occupano di edilizia con un piano nazionale che le coordina tutte dal 2008 sostanzialmente. Il primo piano si è concluso nel 2012, abbiamo presentato i risultati che sono stati anche direi soddisfacenti, sia in termini di risultati di riduzione degli infortuni, ma anche di modalità di lavoro che si stanno omogenizzando su tutto il territorio nazionale. Il 2013 è un anno di transizione, col 2014 ripartiamo con un piano nazionale 2014-2018 che ci sovrappone al piano nazionale della prevenzione, entra dentro nel piano nazionale della prevenzione. Cosa sono le novità, le prospettive? Bisogna tener conto un po' della crisi del settore e anche di tutto quello che sta passando in edilizia, quindi non più interventi di vigilanza caso per caso, ma interventi programmati secondo una gestione informatizzata delle notifiche che dovranno essere online, siamo prossimi ad avere le notifiche online su tutto il territorio nazionale, per andare dove c'è effettivamente bisogno, non rompere le scatole quelli che lavorano bene, ma cercare quelli che evadono l'obbligo di notifica o che fanno concorrenza sleale non investendo in sicurezza. Una nuova prospettiva che si sta aprendo è quella di dar forza anche alla parte sanitaria, quindi di controllo e di supporto ai rischi di malattia professionale, con un criterio che mette in evidenza le cose che servono a ridurre il rischio. E poi ci vuole la formazione all'interno nostro e la formazione all'esterno, quindi di tutti i soggetti che si occupano della cosa. Un'attenzione particolare va posta sui lavoratori autonomi e le microimprese. Sono il 50% di tutti gli occupati in edilizia, bisogna trovare delle forme che li tiri dentro in qualche modo, altrimenti sono lavoratori al pari degli altri ma meno tutelati. Em muitas empresas trabalha-se lado a lado com a falta de proteção e o desrespeito das regras de segurança coletiva e individual. E na sua empresa, trabalha-se como? Não prevenir acidentes pode ter um preço muito alto para todos. Aposte na segurança. É melhor trabalhar com ela. Il testo unico prevede gli organismi paritetici e prevede in particolar modo all'articolo 51 due funzioni per gli organismi paritetici. Una, quella già descritta, che sono le visite di assistenza tecnica che facciamo. L'altra, sulla quale stiamo alle fasi conclusive, diciamo così, del periodo di preparazione di un'attività che svilupperemo a partire dall'inizio del 2014, che riguarda l'asseverazione di sistemi di gestione, dei modelli organizzativi che il testo unico affida agli organismi bilaterali. Noi stiamo preparando oltre 50 tecnici nel nostro settore che attraverso un corso di 120 ore che si sommerà all'esperienza che nel frattempo
la maggior parte di loro ha maturato nelle diverse realtà del paese, nelle diverse realtà territoriali del paese, darà luogo a questo nuovo servizio che verrà posto in essere dalla rete dei nostri organismi paritetici. In sostanza il testo unico dice che gli organismi paritetici verificano che sia adottato ed effettivamente attuato il modello d'organizzazione per prevenire gli infortuni sul lavoro, e questo può avere un'efficacia esimente per le imprese che lo adottano, oltre ad avere una efficacia altrettanto importante nella programmazione che gli organi di vigilanza possono effettuare, cioè gli organi di vigilanza possono tener conto delle asseverazioni rilasciate dagli organismi paritetici. Grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto di questa puntata dedicata agli effetti del testo unico sulla sicurezza. Arrivederci alla prossima.